La relazione che noi come animali intellettuali abbiamo con altri animali prende la qualità della nostra coscienza. Quindi diciamo che il modo con cui noi ci relazioniamo con gli altri animali, in quanto animali inferiori, perché loro non si rendono conto di quello che noi facciamo a loro, ma noi ci rendiamo conto di quello che fanno loro. Quindi abbiamo una posizione dominante dal punto di vista evolutivo. Ecco, come noi esercitiamo la nostra posizione determina anche un po' la qualità della nostra coscienza. E in linea di massima, se tu allevi degli animali, vuol dire che tu sei come animale intellettuale dentro una catena alimentare dove a sua volta qualche entità ti alleva. Se tu curi il cane, non so, sverminandolo, vaccinandolo, mettendogli il cappottino, tu sei in una catena alimentare dove ci sono delle entità superiori che si prendono cura di te come tu fai con il tuo cane. Quindi con le stesse misure, se vogliamo, di eccesso di zelo, accanimento, mancanza di obiettività, eccetera. Ma anche consideriamo che qui si sta parlando di cani, non di animali. Perché poi se tu guardi il rapporto che l'essere umano ha con gli animali in generale è completamente differente. Quindi qui il dialogo etico che andrebbe sollevato richiederebbe uno spessore molto più alto di quello con cui di solito si affrontano questi discorsi, che sono semplicemente ricadono in delle forme emozionalistiche di solito. Però in ogni caso, se tu sei uno che alleva, sei allevato. Se tu sei uno che va a caccia o un predatore, sarai predato. E il modo con cui allevi, il modo con cui vai a caccia, il modo con cui, non so, costruisci uno zoo, qualcun altro fa di te un animale da zoo. Questo per una reciprocità assoluta che non può essere mai negata. Chiaramente questo è uno di quegli argomenti che genera conflitti tra ideologie, perché è ovvio che non sono conflitti di coscienza, la coscienza dovrebbe giungere a conclusioni assolute. Quindi quando invece poi si usa la mente per capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, si duella tra le opinioni, giusto? Quindi in questo senso va considerato sempre, per evitare il problema, l'origine della questione. L'origine della questione è che innanzitutto noi possiamo vedere che non esistono solo modelli, cioè è sbagliata sicuramente è sbagliata l'approssimazione evoluzionistica dove una volta eravamo cacciatori e poi siamo diventati chi è diventato? Perché se vai in certi posti del mondo, forse non noi qua, impregnati di propaganda hollywoodiana, però se vai in un altro paese scopri che tuttora ci sono zone dove l'interazione è più selvaggia, cioè l'essere umano inserito nella natura in un modo più simile a quello di un animale selvatico. Ma anche soltanto andando indietro un po', come mi diceva un amico prima, i pastori abruzzesi tuttora hanno sti cani maremmani, ma li vengono abbandonati nel nulla e mangiano selvaggina questi cani, sono dei mezzi lupi, non sono proprio cani, ok? Quindi per conto sempre il cane lo vediamo magari arredato, vezzato, con la conciatura, con il cappottino, che gli tagliamo le unghie, gli mettiamo la suppostina, gli mettiamo la pomatina sul sederino infiammato, eccetera, eccetera. Non voglio andare oltre perché già è sufficiente, direi. Che come appunto accennavi, appare abbastanza evidente che si tratti di un feticcio affettivo, no? Tant'è che se uno va a fare il conto, e qui non si tratta però di animali, si tratta di animali d'affezione li definiscono, quindi principalmente cani e gatti, perché il 99% degli animali d'affezione sono cani e gatti, soprattutto cani. Ma i numeri statistici, chiunque può andare a vedere quanti cani ci sono in Italia, scopre che ci sono molti più cani che persone. Che quasi, non vorrei ricordare male, ma quasi tre cani a persona, che vuol dire che ci sono anche tanti cani tipo negli allevamenti, chiaro che nella statistica mettono anche quelli, no? Però siccome non si tratta di animali di cui ci nutriamo, quindi non li mangiamo come facciamo con il maiale, il coniglio, il pollo, la gallina, la pecora, o che un sacco di animali ce li mangiamo, li alleviamo e ce li mangiamo, e mentre mangiamo la pecora diamo le carezze al cane, che
Quindi già questo è fuori dal senso, cioè non, quindi cercare la ragione per spiegare questo fenomeno secondo me è un approccio molto sbagliato. Non c'è una ragione, perché qui si tratta di natura e la natura non agisce secondo questa che è la ragione moderna, molto impregnata sempre puntualmente di una morale o di un'altra morale, perché ci sono ovviamente posti del mondo dove si mangiano il cane e si mangiano anche la nutria, mentre noi qui le nutrie le abbiamo liberate perché ne facciamo le pellicce, quindi qua non le buttavamo via invece di mangiarle, però gli toglievamo la pelliccia. Di là gli buttano la pelliccia e se mangiano la carne. Qui ci sono tante cose, no? Ecco, che andrebbero viste. Ma l'origine di questa cosa va ricercata in come l'essere umano, che modello esistenziale ha nella natura. E tuttora, come una buona parte del continente sudamericano, ci sono foreste con dentro tribù, molte tribù incontattate, che vuol dire che non sanno neanche che esistono, cioè noi non possiamo neanche volendo sapere che esistono, cosa fanno, come mangiano, quanti sono, eccetera. Ok? E sono tante, perché semplicemente per fortuna nessuno è andato lì ancora a prendergli il territorio, no? Però a parte quello, loro sono a tutti gli effetti degli animali selvatici, che non è esatto che mangiano perché cacciano. Non cacciano così tanto, cacciucchiano, perché raccolgono anche, aspettano che un animale arrivi nel villaggio per prenderselo, oppure creano anche delle trappole, quindi tendono anche a farli arrivare lì per farli stare vicini. Cioè, ognuno ha il suo modo, ma poi basterebbe vedere come facevano gli indiani d'America, no? Che anche loro avevano alcuni villaggi, avevano anche un po' di bovini, se li tenevano lì, magari trovavano dei cuccioli di bisonte, li tenevano lì, dei cuccioli sì. E li tenevano lì, che poi magari gli dava il latte, non lo so. Comunque, questi sono altri discorsi. Il punto è che oggi abbiamo, possiamo notare, fondamentalmente tre modelli abbastanza definiti dove vivono gli esseri umani sulla Terra. E per capirli meglio bisogna considerare la reciprocità che c'è sempre. La reciprocità tra il rapporto tra il più forte, o meglio anche il più evoluto, il più consapevole delle cose, delle disponibilità di questo mondo, di questo sogno solido, che quindi se quando l'uomo entra in un habitat lui di solito capisce meglio come funzionano le stagioni, come funzionano le acque, come funzionano i fiumi, le precipitazioni, eccetera eccetera, no? Riesce a individuare facilmente le abitudini di un animale come il cinghiale, per esempio, che ha sempre la testa bassa, non vede un cavolo e fa la striscia, quindi la vedi la striscia, dice lì passa il cinghiale, no? Tralasciando un attimo il principio di animale magico a cui riferiva Castaneda, che è interessante, però lì abbiamo un modello di tipo selvatico. Quindi quando poi entra l'uomo, come si pone? Pensare che sia un processo naturale è la solita superficialità dei materialisti evoluzionisti soliti, quindi buttiamolo via, ragioniamo in maniera più seria. Qua è abbastanza evidente che in una trogo alimentare, in un processo verticale, l'uomo sta agli animali inferiori, cioè quelli che lui di fatto può controllare, sterminare, mangiare o fargli il capotino. Lui sta a quegli animali come un'altra entità superiore all'uomo sta all'uomo. Quindi al pari in cui gli animali di fatto non hanno una grossa consapevolezza di cosa sia l'uomo, tant'è che a tratti le hanno paura, a tratti invece vanno da lui, non si capisce, non lo capiscono, non sanno che cos'è sto coso. E soprattutto per uomo tu devi immaginare anche tutte le cose che ha creato, gli aerei, i ponti, le luci notturne, cioè tutta questa parte qui di mondo che ha fatto l'uomo, per l'animale è assolutamente una cosa sconosciuta, che non capisce. È per quello che poi si trova disperso lungo un muretto, non riesce a passare, non capisce che cosa sta facendo. Ok, in quella posizione noi possiamo star sicuri che se siamo nel modello selvatico, allora noi siamo cacciatori e siamo predatori e prediamo le prede che riusciamo a cacciare in determinati modi, con le trappole, con la lancia, con la forza o con l'astuzia, quello che ci pare. Nello stesso modo le entità sopra di noi predano noi, quindi in quel caso se noi viviamo con quel modello stiamo vivendo in un modello verticale di tipo predatorio. Noi prediamo
e siamo predati. Poi c'è il modello ovviamente successivo, che è quello dell'allevamento. L'allevamento è, gli evoluzionisti dicono, i coltivatori, i raccoglitori, allevatori, no, non è quella roba lì. Chiaro che è un modello di zoo. Quindi noi dobbiamo immaginare l'umanità come un allevamento, un modo di tenere le bestie. E tu puoi immaginare che in un habitat tu potresti lasciare in giro i cinghiali e ogni tanto andarli a cacciare, oppure fare come gli indiani, ogni tanto andare con le lance a prendere, anche in una prova di forza, l'animale, e quello è predatorio. E quindi le popolazioni che vivono così avranno dei predatori astrali, dei predatori occulti, tutta una gerarchia di animali sottili, cioè di entità, che non sono le stesse che invece potresti trovare in una città. In una città, per esempio, che è chiaramente un grosso formicaio, ha un modello di allevamento più a formicaio, dove il cibo gli arriva nelle mangiatoie, ok? I liquami vengono portati via e puliti e il cibo arriva nelle mangiatoie. E ci sono le stratificazioni di incaste, anche questo è interessante per chi volesse andarsi a vedere gli esperimenti di Calhoun con i topi, vedrebbe che è normale che se tu metti una gabbia d'allevamento dove gli metti sempre lì da mangiare, da bere, eccetera, questi iniziano a fare questa cosa qua, si dividono in caste, si riproducono in maniera confusa, aumentano le malattie degenerative e tutta si sovrappopolano, che è quello che stiamo vedendo. Quindi non è vero che non c'è la sovrappopolazione, c'è la sovrappopolazione nell'habitat di tipo allevamento formicaio. Poi ci sono altri tipi di allevamento, allevamento biologico lo vogliamo chiamare, fino ad arrivare a aree protette, zoo safari. Quindi quando noi stiamo in giro, se andiamo, non so, dalla periferia della Sardegna come qua, possiamo dire che questo è uno zoo safari. Quindi gli umani animali dispersi in questi habitat vasti, che vivono in maniera grezza fondamentalmente, brutale, abbastanza semplice, senza grosse ambizioni o attività artistiche, non lo so, creatività, no. E tu vedi anche che loro tendono a tenere fermo l'habitat, anche se qualcuno gli dice perché non lo miglioriamo in questo modo, loro capiscono che è migliorativo, ma preferiscono tenerlo così. Non so, è desertificato? Magari ti dicono mi piace così, non voglio che cresca l'erba, perché sono abituato in questo modo, quindi è l'abitudine. E lì lo vedi che è proprio un habitat di tipo zoo safari, perché poi è dentro una cornice di leggi, non è che lì c'è anarchia e quindi sono selvaggi. No, c'è una cornice di legge che viene applicata o disapplicata da fuori, quando gli serve, se gli serve. Ok, quando questo tipo di attività si autoalimentano in gran parte, perché producono e mangiano, cacciano abbondantemente con sotterfugi, perché usano un sacco di lacci, usano un sacco di trucchi, usano i visori notturni, usano i fucili, usano un sacco di roba, non vanno a caccia a cavallo con l'arco, okay, quindi non sono selvaggi. Sono quello che può sembrare selvaggio, come guardate uno zoo safari, perché l'habitat più o meno ha quella forma, ma di fatto non lo è. Perché c'è il consorzio irriguo, perché in realtà sopra ci sono tutte grandi leggi, regole, ok? Si può dire che quindi in un habitat tipo zoo safari anche il predatore sopra di noi, appunto, si relaziona a noi come noi ci relazioniamo agli esseri inferiori. E poi c'è l'allevamento classico, che può essere più o meno intensivo, quindi più proprio città o magari periferia, quartieri un po' carini, non so, che ci sono dintorni di... è saltato così un cerchio. E possiamo immaginarlo così. Vedendolo così, che rapporto hai con l'animale? Cambia completamente il modo di ragionare, perché chiunque abbia un cane e gli pulisce il sedere tutti i giorni, lo vaccina, gli mette il chip e tutte queste cose, lo sterilizza, noi vediamo benissimo che il cane in quella condizione viene completamente snaturato da quella che è la sua qualità selvatica. Tant'è che se prendi un cane che è cresciuto dentro uno dei recinti di allevamento umano domestico, tipo la città, un cane cresciuto lì, se tu lo porti in mezzo al bosco, avrà grossi problemi e molto probabilmente muore, perché non ha più le capacità istintive per vivere secondo le regole, le leggi egregoriche del recinto di percezione istintivo selvatico. Viceversa, se prendi un cane selvatico e lo vuoi portare a fare l'animale d'affezione,
lui te morde e il giorno dopo lo abbattono, ok? Quindi non va bene neanche lui. Il che vuol dire che noi in qualche modo siamo, da un lato, come singoli individui, intrinsecamente portati ad evolvere, ma a seconda del modello in cui poi ci andiamo a soffermare, a chiudere, perché possiamo in qualche modo anche sceglierlo. Tu stai in una città, dici non ce la faccio, vado a vivere in campagna. Oppure il contrario, preferisci vivere in città. Però quando fai questa scelta, poi cambi ordine con cui l'evoluzione collettiva funziona e ti sposti, per esempio, in un modello dove l'evoluzione individuale è meno importante. Perché nello zoo safari sardo, per esempio, se tu hai una casetta, un altro tuo vicino c'è una casetta, ma tu sei più intelligente, più bravo, tieni meglio l'acqua, curi meglio le piante, eccetera, eccetera, avrai un posto più bello, vivrai meglio, mentre il tuo vicino vive peggio. Ma se stai in un condominio, in una palazzina, in un quartiere periferico di Milano, non è che cambi molto se tu sei particolarmente intelligente o no, eh. Non puoi modificare molto il tuo habitat in maniera che tu d'un tratto hai un bell'albero che ti ombreggia e ti puoi godere al fresco, magari con un biolaghetto, mentre quell'altro sta lì sotto il sole, come vedo un sacco qua che non hanno gli alberi, stanno lì sotto il sole e poi va a finire che non ci stanno, si chiudono in casa. Quindi dipende molto da questo, che influenza il processo evolutivo, che passa da un processo che, da un lato, che possiamo dire che è quello selvatico, è molto più legato all'individuo, perché un individuo, quando è nel modello selvatico, deve in qualche modo mettersi alla prova continuamente, anche quando si lega ad un gruppo, la gerarchia di chi decide, eccetera, è automatica, è istintiva, è naturale. Questo è più forte, saprà lui cosa fare, ci difenderà lui o cose del genere. Però è forte, un po' stronzo, magari lo molliamo da solo o ci mettiamo insieme e lo uccidiamo, perché così succede nel mondo istintivo, ok? Ed è molto più naturale, evidentemente, che non andare a chiedere se hai fatto o no il master, perché tu, se hai fatto il master, allora sei il capo team, se non hai fatto il master non sei il capo team. Cioè, che criterio è? Chiaro che è un criterio che cala dall'alto e che assomiglia moltissimo a un allevamento dove scartano magari i maschi, i pulcini maschi, perché non ci guadagnano niente, ok? Mentre invece non scartano i pulcini femmina perché se le mangiano e resistono meglio agli antibiotici o altra roba di questo tipo. Ma ovviamente, visto dal pollo, noi non capirebbe mai perché dovrebbe essere meglio quello o quell'altro, perché se ne scartano una parte. Da sopra lo sanno. Quindi se noi vogliamo andare, per esempio, in una città, nelle città è come un allevamento di polli. Chi c'è? C'è l'operatore che ogni tanto pulisce dalla pollina, cioè ogni tanto arriva quello dell'ASL, ti zacca una cosa nell'orecchia, non lo so, ti mette il braccio nel sedere per verificare la vacca o cose di questo tipo, e l'animale sta lì, si fa sta roba, cioè quello è il suo mondo. Noi in una città siamo più o meno così, quindi quando arriva l'allevatore che manda qualcuno, tipo gli eroi, a casa tua a romperti le balle con un'iniezione, con una roba del genere, è normale che la vacca dell'allevamento della città si mette lì, si fa fare tutto quello che dicono gli allevatori, perché in quel modello è così. Magari l'animale che cresce in campagna, un po' al pascolo brado, così prova tu ad andare lì a infilargli il braccio nella vagina o nel sedere, come fanno i veterinari per controllare. Vediamo abbastanza facilmente quindi che dipende dal modello che hai tu, in qualche modo. Il modello che hai tu innato ti spinge a stare a disagio magari in una tipologia di allevamento umano a formicaio, stai un po' meglio nello zoo safari, oppure magari ti trovi queste riserve umane dove pare che vada più o meno tutto bene, però non puoi uscire da lì, ok? È come una riserva naturale. Pensiamo al Kenya, ci sono i leoni, questi vivono la loro vita, non sanno che dietro ci sono le guardie col fucile che controllano, evitando che vada lì un cacciatore di frodo, di caccia grossa, a farne un trofeo. Non ne ha la minima idea il leone. Quindi che rapporto ha questo animale, questo individuo leone, con questi uomini che lui neanche capisce chi sono, che lo proteggono? Ha consapevolezza di questo? A che livello? Pochissimo. Ecco, un po' come noi, ogni tanto ci innamoriamo di qualche alieno, no? Quindi queste ideologie dove c'è l'alieno buono, c'è quell'altro alieno che ti aiuta, c'è lo spirito guida che ti guarisce. E quindi le obiezioni che farebbe un sacerdote come me, dice:
Ma se la malattia viene da Dio, e in gran parte di solito lì per farti capire qualcosa, se arriva un guaritore che ha l'entità guida e grazie a questa ti tocca e te lo toglie questo malanno, questo guaritore, questa entità, non sovvertono forse la legge del karma? Non assomiglia a un medico chirurgo che ti toglie o ti sostituisce un organo con un organo sintetico, interferendo con quella cosa? È veramente quella la soluzione? Ecco, questa è la domanda che pongo in generale, che dovremmo riflettere. Il rapporto che dobbiamo avere con l'animale quindi dipende, non è una questione morale, è una questione che se tu allevi sei allevato, se tu c'hai gli animali domestici, tu a tua volta probabilmente da qualche parte c'è un'entità che ti cura come tu curi il tuo cane, quindi potrebbe tipo domani, siccome non gli piace tanto perché ti abbai, tagliarti le balle, ad esempio, ok? Oppure dosarti l'alimentazione in maniera che, non so, aumenti di peso, dimagrisci o qualsiasi altra cosa di questo tipo. Chi invece magari ha un cane da pastore, lo tratta anche un po' a bastonate, eccetera, anche lui a sua volta sarà un po' il pastore, il cane da pastore di qualche entità che deve curare un territorio, curare determinate cose, lui se non fa il bravo piglia a bastonate. Tutto è reciproco, come in alto così in basso.